7:24. Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula. Oggi lo studio di Radio 24 Ore è pieno, mia madre direbbe pieno come un uovo, c'è un mucchio di gente. Alla mia sinistra c'è Alberto, mi pare che ti chiami. Sì, Alberto Corda. Alberto Corda, alla mia destra Gigi Livio, non Gigi Riva. No, confondo anche a Cagliari, dico pazienza che capiti a Torino. No, l'altro giorno telefonavo a un amico, dice stasera cosa fai? Stasera vado a cena con Gigi Livio. Con chi? Gigi Riva, ma sei impazzito, aveva capito Gigi Riva. Non è che io odi Gigi Riva. No, ma è successo una cosa migliore, che un mio amico archivista, direttore di un archivio del Piemonte, a un certo punto ha avuto una molto più alta considerazione da parte dei collaboratori, perché io ho telefonato e credevano avessi telefonato Gigi Riva. Va bene, gli ospiti di stasera non sono venuti qui nel senso che si intendevano incontrare per dire qualcosa di comune. Nessuno di noi sa cosa succederà questo pomeriggio. C'è Alberto che fa parte di un collettivo, si chiama Collettivo Diagrammi, ed è qui per raccontarci le cose che fa. Io sono stato 2-3 giorni fa a Spazio A, invitato a coinvolgermi in una loro operazione, poi sono dovuto andare via e non so cosa sia successo. Come è finita poi la serata? Ma poi, così, in un primo tempo c'erano dei problemi, perché cioè noi pensavamo appunto ad un coinvolgimento, nel senso che non ci sarebbero dovuti essere, almeno tendenzialmente, attori e spettatori, cioè si pensava di essere soltanto di stimolo e a far sì che la gente facesse delle pratiche collettive di scrittura, di pittura. C'erano dei pennarelli, delle tempere, dei fogli, cose varie, acquarelli, musica, un pianoforte, chitarra elettrica, eccetera. E c'è voluto molto tempo, perché in un primo tempo c'era molto silenzio, no? E poi su questo silenzio, così, ho avuto anche l'occasione di discutere con Gino Melchiorre, che mi diceva che forse il silenzio era in qualche modo espressione, così, di un rifiuto, di una estraniazione, di un'alienazione, diciamo, del soggetto. E questo probabilmente era anche vero. Tuttavia, noi pensavamo in qualche modo che questo silenzio dovesse venire superato, cioè dovesse venire superato appunto utilizzando, diciamo, dei luoghi diversi da quelli delegati, diversi da quelli soliti, per permettere così alla gente di esprimersi. Questo alla fine è successo che la gente, così, forse anche perché c'erano dei bambini, sì, dei bambini sono andati lì, in malo modo. Questo è probabile, cioè è probabile che la gente non si sia espressa nella maniera migliore. Cioè, la cosa che mi è piaciuta di più forse appunto è che c'erano dei bambini che hanno preso i pennelli così, no? Cioè molto spontaneamente, cioè forse invece non tutti quelli che li hanno presi, non tutti gli adulti che li hanno presi erano molto spontanei. Comunque, soprattutto non tutti quelli che l'hanno presi poi l'hanno restituiti. Sì, questo è vero. Sì, mi risulta che qualcuno ha rubato un orsacchiotto a un bambino. Questa è una cosa molto molto sbagliata. Bisogna rubare gli orsacchiotti agli adulti. Sì, appunto. Ecco, va bene, i nostri amici avranno capito che si tratta di qualcosa che apparentemente non ha a che fare con gli argomenti che trattiamo solitamente in questa rubrica. Dico apparentemente perché di fatto anche l'avanguardia storica, cioè artisti di una cinquantina d'anni fa, cercavano di muoversi in questa direzione. Per esempio i futuristi ogni tanto piantavano dei casini così per muovere la gente, fare in modo che la gente si agitasse, si coinvolgesse in qualche modo. Anche l'altro aspetto a cui faceva cenno Alberto, quello della scrittura automatica, è una pratica utilizzata molto spesso dai dadaisti. Ecco, quindi in qualche modo l'argomento circa da Dada Umpa.
in qualche modo. Ma allora questa è una trasmissione così di arte varie. Sì. Ah, bene, 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 molto bene. Oh, ecco, quindi in qualche modo c'entra. Adesso io vorrei passare un po' la parola a Gigi Livio e chiedergli se esistono, che lui sappia, lui deve saperlo, perché insomma è professore di... Questo è un passare la parola a tradimento. Se esistono altrove... Dagli nemici mi guardi Dio, cioè dagli amici mi guardi Dio. Ecco, volevo chiederti se esistono altri gruppi che tu sappia che si muovono in questa maniera, quali sono le tecniche che utilizzano, anche per metterle a confronto con quelle utilizzate da questi diagrammi. Ma dunque, intanto mi pare che giustamente tu hai fatto il richiamo ai futuristi, no? Sì. E però vorrei dire questo, che molto spesso si guarda i futuristi come agli inventori di una forma di coinvolgimento di tipo happening, e mi pare che i futuristi non ci siano mai riusciti, cioè per quanto abbiano tentato in tutti i modi di coinvolgere gli spettatori, di fatto sono sempre rimasti agenti su un palcoscenico di fronte a uno spettatore che veniva agito dallo spettacolo. Scusa Gigi, tra l'altro mi sembra che proprio uno del, se non mi sbaglio era Breton, che diceva che lo spettatore in realtà non fa parte dell'obiettivo della loro opera, anzi, in senso molto ironico, però che nascondeva una certa verità, diceva addirittura sul manifesto programmatico dei futuristi che bisognava non consentire assolutamente l'accesso alla gente, in questo modo soltanto si riusciva ad evitare confusione. Ecco, ma questi sono i surrealisti. No, i futuristi invece erano idee meno chiare. I futuristi avrebbero voluto coinvolgere gli spettatori, il fatto è che non ci riuscivano. E qui sorge forse un problema più grosso, se sia possibile coinvolgere gli spettatori in uno spettacolo, o se non si debba invece rompere completamente il codice dello spettacolo e fare uno spettacolo che comporti anche gli spettatori come facenti parte dello spettacolo stesso. Certo, cioè, sì, questa, sì, questa sì, è una prima precisazione, no? Certo. Poi per ciò che mi chiedeva Tonino, cioè se sono a conoscenza di altri esperimenti di questo genere, ovviamente ne siamo a conoscenza tutti, cioè sono esperimenti che in qualche modo coinvolgono il problema dell'animazione che può essere appunto pittorica, può essere didattica, può essere teatrale, e che indubitabilmente in questi ultimi anni ha molto impegnato il dibattito sul problema stesso. Ma io sì, ho visto delle cose di questo genere fatte per esempio a Torino, ho visto degli esperimenti di Murales dove collettivamente sotto la guida di pittori e in seguito a discussioni politiche si veniva a fare soprattutto nei quartieri ghetto, qui a Cagliari non esistono i quartieri ghetto. È tutta una città ghetto. No, no. Insomma, Cagliari intanto è una città dove c'è il sole, è già qualcosa. Ma i quartieri ghetto di Torino sono proprio quartieri dormitorio per gli immigrati di tutte le regioni che in qualche modo debbono essere sistemati e sono stati sistemati intorno agli anni 50. E inizio degli anni 60 in questi quartieri piuttosto grigi e sordi e bui. E c'era un discorso politico sul quartiere, c'era una certa animazione di tipo politico, se vogliamo così chiamarla, che come sbocco finale aveva quello di rendere più gradevoli o comunque di lasciare una traccia sui muri di questi quartieri attraverso i murales. E poi moltissime iniziative di questo genere che riguardano il coinvolgimento del soggetto, appunto come mi pare dicesse il nostro amico prima, sono quelle che sono state portate avanti nella scuola. Mi pare tra l'altro, questo non per una questione di primazia ma per una questione invece storica, che l'animazione sia in Italia in qualche modo nata proprio a Torino, e che sia nata a Torino auspice l'allora direttore didattico Gianni Dolino, che è attualmente l'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Torino. Poi, riferendomi sempre a quello che è successo un po' nella zona, direi soprattutto Torino-Milano, l'animazione è diventata un'animazione teatrale, no? Se non sai tutti i vari esperimenti tipo animazione teatrale, ma direi che da un paio d'anni a questa parte si è specializzata come animazione didattica, tanto che oggi è in atto a Torino un esperimento che io ritengo di grande interesse da questo punto di vista,
e cioè quello della scuola integrata. Cioè il Comune di Torino tenta con gruppi di animatori, con gruppi animatori di tutti i tipi, cioè non solo animatori teatrali, non solo animatori, ma anche animatori musicali, animatori di pittura, diciamo, animatori di musei, se così si può intendere questo termine, cioè insegnanti che portano i bambini nei musei, ma facendo vivere il museo in un modo diverso da come era sempre vissuto prima. Dicevo, tenta l'amministrazione comunale di Torino di venire incontro a quel momento di passaggio che dovrà portare la scuola a tempo pieno, no? Per cui sono venute meno animazioni tipo quella che abbiamo sentito prima esporre dal tuo ospite, e mentre sempre più si sta focalizzando l'animazione sulla scuola. Non so se ti ho risposto. Sì, sì, Gigi Livio mette in evidenza questo accento, diciamo, questa caratteristica didattica. È un aspetto che anche voi considerate, Alberto? Ma io penso che forse, cioè, più che un aspetto, diciamo, didattico, si dovrebbe considerare un aspetto in un certo senso politico, cioè politico nel senso che, appunto, noi pensiamo che un tipo di pratica collettiva, cioè come quello che abbiamo tentato a Spazio A un paio di giorni fa, non dovrebbe limitarsi ad uno spazio chiuso, cioè dovrebbe diciamo essere anche direttamente una pratica di creatività politica. Cioè ci rendiamo conto anche per esempio quello che diceva prima Livio a proposito della necessità di rompere anche le forme di scrittura, cioè non ci interessa soltanto la collettivizzazione delle pratiche, ma anche appunto il fatto che queste pratiche vadano in qualche modo oltre la significanza. Cioè pensiamo che un certo tipo di pratica di scrittura collettiva possa arrivare ad una cosa del genere. Per esempio nel terzo numero della rivista culturale Diagrammi noi abbiamo fatto un editoriale collettivo, cioè collettivo in che senso? Nel senso che ci si passava il foglio, diciamo, tra quattro persone e senza preoccuparsi troppo del senso, cioè, o meglio del significato di ciò che si scriveva, e tuttavia il senso di questo, cioè, alla fine è venuto fuori lo stesso, ci sembra. Ma questo succede anche nell'editoria classica, cioè molti autori scrivono senza preoccuparsi molto del senso, no? Anche se poi il senso non viene fuori. Cioè, per quanto invece mi sembra abbastanza interessante l'esperimento che è stato tentato a Spazio A, che è quello della pratica collettiva, non tanto su forme letterarie quanto su espressioni grafiche usate proprio in senso pittorico, e cioè sfruttare il coinvolgimento che dà la pittura, l'espressione generalmente considerata come artistica riservata a pochi. Poi volevo esprimere un altro argomento, se mi è lecito, e domandarlo un po' a Tonino Casula, che è un famoso artista, pittore cagliaritano, sì, conosciuto moltissimo anche in Birmania, dove circolano le sue opere. E prima si parlava di un coinvolgimento da parte cioè che gli artisti, i pittori nella fattispecie, dovrebbero esplicare rispetto alle masse, no? Ecco, allora la domanda era: si potrà riuscire a coinvolgere le masse nella tematica e nella realizzazione di certe opere di cui i pittori si fanno portavoce? Oggi credo che il problema sia fondamentalmente cambiato, secondo me si è arrivati un po' al ribaltamento del problema, e cioè: le masse potranno riuscire presto o tardi a coinvolgere gli artisti, i pittori, i teatranti nelle loro opere? È una domanda provocatoria, tu sai che probabilmente vada a parare chissà da quale parte. Comunque, io credo che questa storia del coinvolgimento delle masse è una illusione, perché io credo che tutti possiamo coinvolgerci nelle cose che conosciamo. Allora, le masse, non certo per colpa loro, sono sempre state tenute ai margini, fuori da questi problemi. Allora, o pensiamo che ci si possa coinvolgere a livello così istintivo, e allora è un conto, però allora non parlerei più di linguaggi, non parlerei più di arte, o non metterei più dentro tutta la storia dell'arte. Oppure ci si coinvolge con un minimo di competenza. Ed è insomma un po' ciò che è avvenuto per esempio a San Sperate,
dove ci sono state delle forme di coinvolgimento, nel senso che bambini e adulti hanno dipinto le pareti, per esempio, delle case. Ecco, io mi domando però con quale finalità. Nel momento in cui da questo tipo di coinvolgimento non scaturisce una coscienza politica, è una, perlomeno una conoscenza dello strumento espressivo, che in questo caso è la pittura, e credo che tutto si riduca a un gioco. Può essere anche un gioco molto divertente, però se pensi che poi alla fine quelle che rimangono sporcate sono le pareti di un paese, che appartengono a un'intera collettività, c'è anche da pensare che non tutti, ma qualcuno un po' si rompa le palle di questa storia, no? Quindi io sposterei il discorso sui codici, sulla lingua, sulla utilizzazione cosciente della lingua. Questo comporta una serie di conoscenze, diciamo uno studio, che non si fa. Ecco, io dico che non si può improvvisare, non si può dire intanto l'arte quando è tale la capiscono tutti, la possono fare tutti, non è vero. Tutti possono fare la politica, però nessuno si può inventare il cinese se non lo impara, per esempio, e nessuno si può inventare la pittura se non la impara, sempre per contraddirla, sempre per violentarla, sempre per non essere d'accordo, benissimo, però bisogna conoscere le cose che si sono fatte per poterci entrare. Non so se tu hai detto. Sì, però. No, io sono d'accordo sulla necessità di una tecnica, però cioè penso anche che evidentemente parlare di tecnica come competenza, cioè, sia già in qualche modo sbagliato, perché cioè implica evidentemente cioè che ci sia qualcosa che si può, diciamo, imparare in certi luoghi delegati, no? Cioè io penso che molto di più c'è una tecnica, diciamo, anche della scrittura delirante, anche della scrittura non significante o della pittura non significante, che poi la pittura in un certo senso è sempre non significante, come anche la musica, cioè che questo sia qualcosa che essenzialmente si può imparare molto meglio nei luoghi non delegati che nei luoghi delegati. Cioè che oggi appunto quella che un tempo poteva considerarsi l'istituzione letteraria o l'istituzione pittorica, cioè sia cioè in qualche modo morta, non nel senso che sia morta la letteratura o che sia morta la pittura come fatto specifico, ma nel senso che oggi, diciamo dagli anni 60 in poi almeno, cioè c'è effettivamente un soggetto collettivo che tenta di prendere il posto di questa istituzione, naturalmente passando anche attraverso molte ingenuità, ma passando anche attraverso una acquisizione di tecniche. Per esempio, non so, noi scrivevamo in questo bilancio programma per Macchine Deliranti, che è stato distribuito in occasione del coinvolgimento di Spazio A un paio di giorni fa, il delirio è forma di espressione, di pressione dell'es, laddove una macchina sfuggita al controllo cibernetico si organizza autonomamente per attaccare il potere. Così le scritte sui muri, lunghi romanzi collettivi, fantascienza del nostro tempo. L'istituzione letteraria è morta, un soggetto collettivo ne prende il posto. Ma il delirio non è solo la nostra scrittura, è vissuto quotidianamente dal proletariato marginale. Cioè ci sembra evidentemente di poterci richiamare in questo anche ad esperienze che sono state fatte altrove, per esempio una esperienza di coinvolgimento creativo molto importante, cioè una appunto macchina da guerra, diciamo, contro un certo tipo di comunicazione del sistema, può essere stata Radio Alice a Bologna, o non so, può essere quella oggi tentata dai compagni dell'Erbavoglio, non so, io ho visto una volta sull'Erbavoglio una cosa molto interessante, delle scritte, scritte così, che erano sulle prigioni, non so, sulle caserme, sui muri, riportate, no? Cioè senza nessun commento, che così occupavano un 3-4 pagine, e tutto sommato cioè abbiamo trovato, almeno noi di Diagrammi, molto più piacevole probabilmente cioè leggere una cosa simile, cioè che non sicuramente leggere un romanzo di Carlo Cassola. Scusa, io non lo so, sì. Permetti, no, io a parte il fatto che sono d'accordo su Cassola, ma
vorrei chiederti una cosa, e cioè mi pare che in questa tua valutazione della spontaneità popolare ci sia una notevole venatura, se me lo concedi, di populismo. Nel rifiuto poi dell'istituzione che in qualche modo trasmette le tecniche, che può darsi che abbia molti errori, può darsi che sia in crisi, anzi diciamo pure che senz'altro lo è, che però continua ad avere la funzione di trasmettere queste tecniche che non si possono acquisire naturalmente, tranne che non si dia per scontato che il popolo ha in sé tutto e che il bambino ha in sé la creatività totale. Ecco, queste istituzioni sono ancora utili, semmai il problema è di impostare un discorso su come rendere più utili e più funzionali queste istituzioni. Ma sì, che possono avere una utilità, è probabile, però io penso che c'è questa utilità, cioè sia utile proprio nei limiti in cui si riesce così in qualche modo a capovolgerla, cioè a contestarla nel momento stesso in cui la si usa. Cioè non so cioè, se lei era presente al convegno degli scrittori di Orvieto nell'aprile scorso. Non c'ero. Dove è stato portato avanti da parte del collettivo di Attraverso una proposta di scrittura, appunto, cioè molto interessante, anche se cioè una proposta sulla quale noi non siamo totalmente d'accordo, cioè la proposta appunto del maodadaismo, che era proprio il tentativo di trovare un compromesso tra le due cose, cioè quella che potremmo chiamare la spontaneità del soggetto collettivo, del proletariato marginale, cioè è l'acquisizione di tecniche che consentano alla lingua o al codice pittorico o musicale di andare oltre la significanza, quindi cioè recuperando evidentemente tutta una serie di esperienze storiche come possono essere, non so, Joyce per la letteratura, Artaud per il teatro o non so, la action painting, la pop art, la pop art per la pittura. E per quanto riguarda la musica, crediamo essenzialmente la musica elettronica e il rock, cioè in una mediazione abbastanza interessante che oggi viene portata avanti da tutta una serie di artisti in Germania, in Inghilterra e anche in Italia. Cioè crediamo cioè, che tutto questo tipo di esperienze cioè, vadano evidentemente considerate positivamente. Cioè quando noi diciamo che l'istituzione letteraria o pittorica è morta, cioè intendiamo semplicemente dire cioè, che queste tendenze dovrebbero evidentemente sempre più incontrarsi cioè con la creatività diciamo cioè di una certa classe che è essenzialmente il proletariato marginale, il proletariato giovanile, comunque in generale la classe cioè, che ha bisogno di un cambiamento, no? Cioè che desidera questo cambiamento. Cioè pensiamo che cioè, questo sia importante, cioè ribadirlo anche cioè anche a livello teorico, cioè vedere appunto cioè come oggi c'è una certa classe o una certa categoria, possiamo dire, cioè che si fa portavoce di un desiderio rivoluzionario, cioè vedere come questo desiderio rivoluzionario si può esprimere in politica nello stesso modo in cui si può esprimere nell'arte. Scusa, io devo interromperti, mi pare che ci sia una contraddizione in quanto tu dici, perché da una parte affermi la validità di certe correnti sia teatrali, pittoriche, letterarie, eccetera, le ritieni valide, dall'altra però pensi di coinvolgere la gente, diciamo così, in maniera spontanea, cioè mettiamo da una parte tutte le teorie, tutte le tecniche, eccetera. Di fronte, com'è la realtà, diciamo, no? Di fronte a questa realtà, mettiamo il metalmeccanico, il contadino, o i metalmeccanici, i contadini, in che maniera pensi che possano utilizzare il passato, voglio dire Joyce, voglio dire Artaud, voglio dire tutti quelli che hai detto, nel momento in cui non le conoscono? Nel momento in cui invece tu le utilizzi, non ti pare che in fondo si ripropongano i ruoli, cioè da una parte gli artisti, dall'altra gli altri? Cioè io non riesco a capire in che maniera si possa superare, si possa affermare che appunto l'istituzione è morta e nello stesso tempo recuperarla magicamente, non so bene come, dovresti spiegarmi questo. Sì, ma non so, io per esempio sono stato nel settembre scorso ad un convegno a Bologna
cioè, della rivista appunto Attraverso, cioè qui eravamo presenti anche noi di Diagrammi, e a questo convegno, cioè, abbiamo potuto, cioè, verificare come probabilmente, cioè, a certi livelli, cioè in grosse realtà come Milano, come Bologna, come Roma, cioè il problema che dicevi tu si ponga di meno, nel senso che esiste effettivamente in qualche modo una cultura proletaria, una memoria proletaria, cioè che sta facendo proprie tutta una serie di istanze. E naturalmente, cioè, ci rendiamo conto tuttavia che finché noi agiamo come stimolo continuiamo ad avere una specificità, cioè continuiamo ad avere una specificità come teorici e anche come artisti, nei limiti in cui sinora, per esempio qui a Cagliari, le cose le facciamo noi essenzialmente, se si accetta appunto il tentativo di coinvolgimento di 2 giorni fa, che per certi versi è andato bene, per altri no, come si diceva prima. Infatti questo, cioè, è senz'altro un grosso problema, è un problema che veniva notato abbastanza anche su un numero di Attraverso, per dire, dove c'era una lettera di un nucleo di operai metalmeccanici, cioè, che si lamentavano proprio di questo, del fatto che per esempio il linguaggio di Attraverso a volte fosse troppo tecnico, troppo difficile, andasse oltre certe acquisizioni della classe operaia. Tuttavia noi pensiamo che la tendenza storica, cioè il processo storico, sia tale, cioè, che cioè la classe operaia, il soggetto proletario giovanile, soprattutto il proletariato giovanile, pensiamo, sia in grado di acquisire un certo tipo di strumenti appunto fuori dalla scuola, fuori dalle accademie. Cioè, per questo pensiamo, per esempio, che anche i grossi festival autogestiti o anche non autogestiti, no? Cioè, anche se per certi versi, cioè, sono dei lager, perché, cioè, io, per dire, ci sono stato quest'estate, cioè molte di queste cose avevano una struttura da lager, però nello stesso tempo, cioè, pensiamo che il proletariato giovanile, attraverso questo tipo di esperienze, stia acquisendo una pratica appunto di un certo tipo. Scusa un attimo, c'è una breve interruzione perché dobbiamo girare il nastro. Tra coraggio. Sì, appunto, dicevo che penso che cioè il proletariato giovanile abbia acquisito in questi festival e anche in tutta una serie di esperienze, così, in qualche modo ai margini, non marginali rispetto al sistema, cioè perlomeno alcuni strumenti atti a scrivere, a dipingere o a far musica in maniera diversa. Cioè, adesso, secondo noi, cioè anche molti artisti specifici, cioè, si stanno in qualche modo muovendo in questo senso. Cioè, non so, noi abbiamo visto con piacere, per esempio, recenti esperimenti, così, rock elettronici, fatti, cioè, da un artista che sino a qualche tempo fa faceva cose molto diverse, cioè, secondo me, molto brutte, cioè, da Claudio Rocchi, no? Che è uscito con delle cose elettroniche al Festival di Ravenna dell'anno scorso. Cioè, ci è sembrato, cioè, che sia stato capito anche molto, anche se poi c'è stato un dibattito sulle sue cose in cui, così, cioè, alcuni non erano d'accordo. Comunque c'è stato un dibattito interessante, no? Cioè, in cui abbiamo potuto constatare che probabilmente, cioè, le masse, cioè, su certi punti forse sono addirittura più avanti di noi. Cioè, posso provocarti ancora, non ti secca, sì, no? Sì, sì, fa pure. Dunque, tu all'interno delle esperienze valide, che ritieni valide, metti anche la optical art, sì, metti, sì, anche l'action painting e altre esperienze già fatte, diciamo. Io vorrei capire come è possibile che si possa entrare nell'utilizzo di queste, chiamiamole tecniche, sarebbe più giusto dire linguaggi, senza essersi fatto un culo tanto studiando la percezione, per esempio, no? Oppure senza avere una coscienza nichilista come quella che potevano avere, non so, un Pollock, no? Il quale, nel momento in cui rinuncia a progettare delle opere e aspetta invece che sia il caso a determinarle, appendendo i barattoli, eccetera, beh, è un atteggiamento abbastanza reazionario. Tant'è vero che tutti gli optical, quelli che in qualche modo hanno fatto la cosiddetta pittura percettiva, prima erano degli informali, erano dei gestuali, cioè gente che rinunciava a progettare.
quando è che hanno smesso di progettare? Hanno smesso di progettare, guarda caso, quando si sono posti nel mondo dei grossi problemi, la guerra nel Vietnam per esempio, dove un atteggiamento così di rinuncia al progetto era un atteggiamento politicamente condannabile. Voglio dire che in qualche modo gli artisti hanno cercato di recuperare la loro intelligenza delle cose, hanno cercato di recuperare un minimo di atteggiamento, diciamo, scientifico, per quanto può esserlo nella mente di un artista naturalmente. Ecco, questo mi pare un atteggiamento progressista. Invece privilegiare tutti quegli atteggiamenti dove sono le viscere a determinarci, cioè tutti gli aspetti emotivi, il coinvolgimento di tipo irrazionale, è un modo, secondo me, di intendere la politica in maniera abbastanza poco scientifica. Cioè, da una parte c'è l'insurrezione, mettiamo, ma poi ci deve essere subito la rivoluzione, deve esserci subito la razionalizzazione dei gesti, degli atti, eccetera. Ora, tutto questo in pittura, in musica, eccetera, è stato fatto. Ora, è stato fatto per certi settori, è diffuso, quindi quando tu parli di Claudio Rocchi io sono sicuro che la gran parte di chi ci ascolta capisce di che cosa parli. Quando parli di Jackson Pollock probabilmente quelli che capiscono sono un numero minore, oppure quando parli di Vasarely ancora meno. Ecco, allora a questo punto, nel momento in cui tu ti poni il problema di coinvolgere la gente, parli di masse popolari, cioè di grandi, dicevi che bisognerebbe uscire da spazio A e fare anche un coinvolgimento maggiore, beh, vuoi tenere conto o no di questa situazione? Perché altrimenti io credo che coinvolgimenti ce ne possano essere, molti happening sono stati fatti e la gente suo malgrado è stata coinvolta, ma non so, per esempio ricordo certi happening che si facevano a Milano, dove alcuni artisti, ma anche studenti, che lì non si distinguevano bene, verniciavano di rosso il cammello delle signore che andavano alla scala, e beh, era un modo di coinvolgerle, magari perché bestemmiavano, però insomma era un modo di coinvolgerle. Io me ne ricordo uno anche più bello, se vogliamo più affascinante, un happening che ormai ha corso da parecchi anni e che andava presso certi correnti pittoriche, era conosciuto sotto il nome di austerità governativa, no? Ecco, io penso che col che introduco delle categorie, secondo me, che in parte possono anche essere usate come difesa da parte dei diagrammi, anche se non penso che abbia bisogno di nessuna difesa, c'è Cesare che è molto agguerrito, non sì, ha bisogno sì, di me, però in un certo senso io farei delle provocazioni un po' diverse da quella che fai tu, che comunque poi sentiremo che cosa c'è da dire Cesare. Le argomentazioni sono di questo tipo: io mi sembra che comunque diagrammi, e per parlare qui di Cesare, di Alberto che è qui con noi, Alberto Corda, mi sembra che comunque faccia riferimento troppo riduttivo a certe categorie fondamentali che sono musica, pittura, scultura, eccetera, che sono categorie tradizionali. Ora invece pensa poco a considerare certi atti deliranti o di coinvolgimento collettivo, come possono essere, non lo so, io per esempio lo sciopero, la guerra, l'assalto ai supermercati, l'autoriduzione, come pratiche collettive e come addirittura come estremo gesto estetico. Allora probabilmente uno c'ha un po' la quadratura del cerchio, resta da vedere in che progetto uno la inserisce. Sì, sì, no, io sono pienamente d'accordo con questi, cioè sono pienamente d'accordo con questi esempi. Ecco, dati ma se sei pienamente d'accordo con questi esempi, probabilmente cercare di ritrascinare le masse marginali o il proletariato marginale a certe categorie riduttive che fanno riferimento al pennello e al quaderno, secondo me è un po' un tentativo di etichettare di nuovo e di ricreare dei luoghi deputati che poi sono in fondo, cioè, hanno un aspetto diverso ma sono sempre parte istituzionale. Beh, c'è sempre questo aspetto populistico che rilevava Gigi. Allora il problema non è tanto quello di coinvolgere gli artisti teorici nei problemi, nelle problematiche delle masse, quanto quello di che le masse hanno il problema di coinvolgere gli artisti teorici nelle loro problematiche. Ecco, in questo senso allora probabilmente non è che si rifiuta. Sì, però scusa, abbi pazienza, visto che è una trasmissione aperta possiamo accavallarci, no? Ma le masse non hanno la tecnica però per esprimersi, quindi questo è estremamente importante. Quella dei supermercati per esempio loro ce l'hanno, anzi adesso mi dovrò informare io come artista, ancora non ho capito bene di quale tecnica pittorica si valgono nel momento in cui entrano nel supermercato, e devo fare un grosso sforzo perché adesso probabilmente spero che facciano delle scuole, perché io per esempio la ignoro questa tecnica e ho cercato purtroppo invano dei libri, ma non ne esistono ancora. Sì.
No, sì, però resta sempre di fondo la valutazione positiva di massa in quanto tale. Ora, non c'è populismo che non abbia come forma di partenza la valutazione positiva del popolo. Ma cioè, per questa valutazione positiva del popolo, cioè, probabilmente, cioè, dovremmo specificare meglio, no? Cioè, noi pensiamo, cioè, evidentemente, che il popolo, cioè, purtroppo, possa anche desiderare delle cose molto reazionarie. Per dire, cioè, se ricordiamo, cioè, quel tipo di delirio che è stato il nazismo in Germania, per dire, cioè, non possiamo fare a meno di dire, cioè, che esiste un desiderio reazionario, ed esiste anche, però, appunto, esiste anche un desiderio rivoluzionario. Cioè, pensiamo, cioè, che certamente non si debba cadere nei populismi astratti, no? Però ci si debba rendere conto, appunto, che le masse, cioè, fanno un certo tipo di cose. Per esempio, appunto, fanno le cose a cui si riferiva Gino Melchiorre prima nei supermercati. Cioè, indubbiamente non c'è ancora nessun libro che spieghi queste tecniche, speriamo che ce ne sia. No? Che non lo sequestri, no? Beh, non mi pare. Intanto, aspetta un attimo. Comunque, tanto per rimettere le cose a punto e tanto per definirci, io sono lo sporco revisionista, quindi queste cose le posso dire tranquillamente. Non mi pare che queste operazioni dei supermercati siano poi operazioni condotte dalle masse, sono quattro cazzoni. Sì, no, ma io lo dicevo, non è che gli davo una valutazione positiva, no, o negativa. Quattro studenti che hanno studiato, che conoscono Joyce, mettiamo. Ma dico, tutto puoi dire, meno che sia la gente che ha capito, no, che lo si so, deve fare dico, così. Io intendevo, o magari che conoscono Artaud e non conoscono Brecht. No, io penso, e qui è stato citato Artaud in senso positivo e non è stato citato Brecht. Ma io penso Brecht. Che la loro, l'obiettivo sia molto più semplice. L'essenziale è conoscere il supermercato e conoscere le entrate e le uscite. No, voglio dire, io intendevo porre l'argomento semplicemente come categoria diversa, altra, e che contempla anche una possibile livello estetico, ecco, in questo senso. Sì, poi ma non cose, ne do una valutazione negativa. Sono cose molto antiche, le dicevano, come si diceva all'inizio, anche i futuristi, le dicevano tutti i surrealisti, le dicevano, capisci? Cioè, tutta gente che diceva basta con queste cose, l'arte è la vita, l'arte è l'azione, l'arte è queste cose, dico anche adesso. Sì, la vita è un'arte, come dice Andrea. Allora, scusa, andiamo ancora più indietro ad Annunzio e Oscar Wilde, che magari dico comporterebbe una discussione molto più ampia, ma siamo ancora addirittura prima dei futuristi, no? Cioè, mi sembra appunto, cioè, che il rischio è un rischio di regressione totale al populismo ottocentesco. È questo che questo volevo mettere in evidenza. Quando dicevo, se permette che ti provochi, in realtà volevo proprio mettere in evidenza questo pericolo, questa corsa all'indietro di pratiche che sono qualche volta spettacolari, perché è evidente che fare così delle appropriazioni, degli espropri al supermercato può essere una cosa anche pittoresca, molto divertente, eccetera, però non assurge a livello di arte, voglio dire, non è esposta alla Biennale. No, alla Biennale si fanno anche cose da questo punto di vista più espressive, se per questo, non so, tu pensa nel momento in cui persino la televisione, ne parlavamo qualche mese fa, ti presenta due personaggi nudi che si scontrano e non gli nascondono l'uccellino, non gli nascondono le tette, beh, sono forme di apertura verso l'espressione, che evidentemente si nascono anche lì. No, scusa Tonino, se no. Permetti, no, ma qui tra l'altro non stiamo mica parlando di arte, non rispondo a te, rispondo a Gino, stiamo parlando di comunicazione. E il problema quindi è molto diverso. No, ma la diagrammi però si dipende. Il problema sì, adesso in qualche generale modo tu con i supermercati l'hai un po' spostato, un po' radicalizzato, hai detto che volevi essere provocatorio. Ma lo so. E in qualche modo siamo provocatori anche noi, voglio dire. Ma lo so, cioè io penso che tutto sommato, cioè, si possa parlare, cioè, parlare di arte, evidentemente, anche per i supermercati, però, cioè, non so, penso che, cioè, le categorie, diciamo, tipo arte, politica, non so, al limite anche psicanalisi, le varie categorie che si possono usare per definire il tentativo dei diagrammi, al limite possono anche in qualche modo intersecarsi, cioè anzi si intersecano senz'altro, no? Cioè, noi scrivevamo sempre qui per dire, se sempre per un desiderio che si lotta e si muore, deve essere chiaro che la rivoluzione è per la liberazione del desiderio, desiderio transessuale, produzione di inconscio, a coloro che ci hanno obiettato su un Dazibao,
che penetrazione non è comunismo, rispondiamo che è vero, ma giocare col corpo certamente lo è. Cioè, per dire, no? non rifiutiamo, diciamo, a priori nessuna tematica, purché ci sembri che questa tematica e questa tecnica siano, diciamo, tali da permettere una pratica collettiva realmente liberante, cioè una produzione rivoluzionaria di un certo tipo. Chiaramente, cioè, rifiutiamo, cioè, un certo tipo di istituzione letteraria chiusa così nella significanza o nel figurativismo, eccetera, no? Ma questo perché ci sembra che si debba uscire da questo, cioè, se si vuole rendere possibile una produzione liberata e liberante, essenzialmente. Ecco, ma allora a questo punto ci spostiamo ancora una volta. Cioè, la rivoluzione come liberazione diventa una rivoluzione che si sposta dal campo, così, normalmente la rivoluzione è connotata in senso marxista, si sposta dal campo marxista al campo radicale, cioè non intendo con questo partito radicale, cioè al campo della liberazione totale dell'uomo. C'è in questo discorso che tu fai un discorso di fondo che è la riappropriazione del corpo, e questo in effetti avviene contro la pratica idealistica per cui l'uomo dovrebbe essere totalmente scisso tra mente che è nobile e corpo che è ignobile, no? E in questo senso, per esempio, la condanna del teatro e dei teatranti, non so, Croce che diceva che solo il testo letterario, il testo drammaturgico era valido alla lettura e non alla rappresentazione, o perlomeno era meno valida e riduttiva la rappresentazione, rientra in questo campo. E questo è tutto vero. Però quando poi passiamo alla rivoluzione come liberazione, compiamo uno scarto che non prevede la liberazione dai meccanismi produttivi, diciamo, ma prevede dal solo dal padrone, se vuoi, benissimo. Liberiamoci dal padrone, ecco. Ci liberiamo anche noi, forse. Sì, vabbè, allora Tonino l'ha messa sul duro, e allora in effetti. No, vabbè, è una buttata, ma comunque no, era soltanto per aiutare, certo, la. Ma difatti è così, cioè non dai rapporti di produzione, ma invece da quelli che sono i rapporti tra uomo e uomo. Ma io penso. Tra uomo e donna, tra donne e donne. Cioè, penso però, cioè, che senza dubbio, cioè, le due cose, cioè, non si debbano necessariamente opporre, no? Cioè, grosso modo, cioè, penso questo, cioè che cioè, la liberazione, cioè, dal lavoro alienato, cioè la liberazione così anche da quello che potremmo chiamare principio di prestazione. Scusami, devo interromperti, abbi pazienza. Sì. Liberazione dal lavoro o liberazione del lavoro? No, beh, non è un fatto filologico. Beh, in un certo, cioè, senso è importantissimo. Dipende cosa si intende per lavoro. Cioè, siccome di solito si intende per lavoro il lavoro alienato, cioè potremmo dire liberazione dal lavoro in questo senso. Cioè, ma chiaramente si tratta di una liberazione delle forze produttive, quindi anche di una liberazione della forza lavoro, cioè evidentemente. No, beh, perché liberazione dal lavoro vuol dire rifiutare il lavoro e andare verso una società totalmente ludica, di gioco, puro. Beh. Invece liberazione del lavoro vuol dire che ciascuno possa fare un determinato lavoro, appunto non alienante, traendone soddisfazione. E questo è un altro concetto. Sì, ma cioè, a noi, per esempio, io ho letto, non so, per dire, un articolo sull'ultimo numero di Ombre Rosse, un articolo di Jervis, no? Cioè, in cui Jervis, cioè, faceva un po' questo tipo di distinzione, no? Diceva, cioè, questi discorsi sul desiderio, cioè, vanno bene sino a un certo punto, perché poi non si può proporre una società che faccia continuamente giochi, feste, cioè una società totalmente ludica, no? E praticamente, cioè, gli stessi discorsi che c'erano in un libro di Kluskar. Io vorrei inserire qui un'argomentazione un po' settoriale, cioè la divisione tra produzione ludica e produzione e prestazione di lavoro è una divisione che fa riferimento ad un progetto sociale complessivo, qual è quello tradizionale. Nel momento in cui il progetto complessivo cambia, la distinzione diventa puramente nominalistica e artificiosa. In questo senso, sì, penso, infatti, che bisognerebbe un po' anche riflettere al fatto, così, della, per esempio, quello che succede anche attualmente, la mercantilizzazione del ludum e, per esempio, una ludicizzazione del lavoro.
per esempio, cosa che noi viviamo attualmente. Quindi io pure su queste divisioni estremamente manichee dico starei abbastanza attento, voglio dire, nel momento in cui cambia un progetto complessivo anche i nomi interni a questo progetto assumono dei significati diversi che non sono quelli attuali, quindi non possiamo riferirci ad un progetto completamente diverso, quale suppongo si riferisca alla rivista Diagrammi e per loro Alberto, mantenendo immutate delle categorie linguistiche e dei significati connessi a dei nomi che sono all'interno di questo progetto che invece si tenta di scalzare e di ribaltare. Ecco, stiamo comunque utilizzando un codice che è il codice di oggi, no? Certo. Per prefigurare un domani che sia diverso dall'oggi. Quindi evidentemente non possiamo incominciare dalla lingua, dobbiamo incominciare appunto dai rapporti di produzione, poi in qualche modo seguiranno delle definizioni diverse. Sì, per cui rischia di essere nominalistico come tipo di obiezione, in effetti continua. Sì, no, io sono ormai siamo diventati tutti provocatori degli altri. No, io dico che sono anche d'accordo, no? Però credo anche che si debba esaminare la questione linguistica in maniera molto diversa da come è stato fatto finora, cioè non in maniera idealistica, ma vedendo anche la produzione linguistica all'interno di un certo tipo di rapporti di produzione. Cioè, per dire, cioè io ho visto a questo proposito un testo, cioè, abbastanza interessante, cioè, anche se è discutibile per molti versi, però c'erano delle parti abbastanza interessanti in un libro di Jean-Joseph Gou, a proposito di economia e simbolico, cioè in cui si faceva notare cioè come la stessa produzione linguistica sia, diciamo, all'interno dei meccanismi di produzione e come volerla considerare, cioè, al di fuori, cioè, sia idealistico allo stesso modo di come non si può considerare il valore in economia al di fuori del lavoro che lo produce. Cioè, si tratta di una riconsiderazione materialistica, trasversale, come vogliamo dire, della produzione linguistica. Ma torniamo a Bomba, secondo me, ecco, torniamo alla pittura e all'espressione linguistica. Io vorrei fare anche una domanda. Ne abbiamo a Tonino, ancora per 5 minuti. La stessa che faccio a Diagrammi. Nel momento in cui, in fondo, la pratica. Però permetti che sul fatto della linguistica bisogna sempre ricordare la polemica Marx-Stalin, che forse ha risolto una volta per tutte questo problema della lingua come dipendente o no dal sociale. Forse. Bisognerebbe però appunto specificare questo livello di Stalin. Complesso. Io forse dico per una corretta impostazione del problema, forse ci si potrebbe riferire, qui ci diamo anche l'edizione in modo che chi lo vuole se lo va a cercare, la lingua come merce, la merce come linguaggio, se non mi sbaglio di Ferruccio Rossilandi, sì. Edizione Bompiani, abbastanza vecchio e di facile lettura e accessibile significato. Comunque, ritorniamo alla faccenda della pittura, eccetera. No, la pittura, in fondo, quando si diceva un poco tempo fa, si diceva qui stiamo arretrando, ci rifacciamo a questioni che fanno riferimento a correnti pittoriche già finite, che hanno fatto, in fondo è in atto un meccanismo di regressione. Ecco, probabilmente la regressione, così come il progresso, è un puro artificio linguistico, cioè voglio dire, nel momento in cui si mette in crisi un concetto di cultura, di progresso culturale, progresso sociale, allora non si tratta tanto di un avanzamento, di un progresso, di un regresso, quanto di una circolarità complessiva che valuta i propri meccanismi, cioè i propri atti e le proprie espressioni artistiche, non tanto in riferimento cronologico, cioè questo è stato fatto già nell'Ottocento, nel Settecento e quindi è male, e questo invece non è stato fatto e quindi è bene perché è futuro, quanto invece rispetto ai propri fatti contingenti. Oggi noi, certo, possiamo tranquillamente. Però tu storicamente analizza questi fatti contingenti e ti accorgi che certe cose vengono fuori in certi periodi, certo, storici, esatto. Altre no. Certo. Per questo dicevo, quando gli artisti hanno smesso di rinunciare ai progetti, hanno smesso perché, guarda caso, c'era la guerra in Vietnam. E infatti sul progetto, quindi sono non è molto che d'accordo, cioè il progetto è fondamentale rispetto a un certo modo, sì, di ma essere. Sì, questa circolarità a cui fa riferimento è una cosa verissima. Ciò che mi preoccupa è che vengono fuori certi modi di comportamento in certi periodi e non in altri. Adesso in questo periodo di totale stasi, perché che è un periodo brutto, bruttissimo, secondo me non è fatale che vengano fuori dei modi brutti, è questo che voglio dire. Diagrammi, voglio dire, in fondo che colpa ce n'hanno? No, loro no, certo, però io dico, visto che sono evidentissimamente impegnati a sinistra e si capisce benissimo, dico, non sarebbe più opportuno appropriarsi di strumenti molto più razionali
per utilizzarle, se volete, anche come voi vi proponete, ma tenendo conto di questa componente. Cioè, io non vorrei che alla razionalità si sostituisse l'irrazionale, l'istintivo, tutto ciò che ti emoziona e però non ti fa fare i conti con la realtà. Capito? È questo che vorrei dire. Infatti io proponevo, per esempio, Alberto, la pratica del silenzio come forma letteraria e come soprattutto come magari come movimento che consentirebbe ad altri che invece insistono a parlare, per esempio magari noi, che ne so, noi o le masse, eccetera, di emergere rispetto invece al fatto che oggi non possono emergere perché c'è una massa tale di parole, di scritti, di forme letterarie che soffoca tutte le altre. Certo. Invece se improvvisamente tutti gli intellettuali si mettessero d'accordo per attuare una pratica del silenzio e dell'aprassia come forma rivoluzionaria, dico, magari consentirebbero ad altri di emergere. Devo dirti anche questo, che anche in questo terreno c'è stato qualcuno, si chiamava Marcel Duchamp, il quale faceva pochissime cose e c'erano dei periodi in cui non faceva nulla ed è passato come l'artista del silenzio. Dice, cosa non sta facendo? Non sta facendo, e quindi erano tutti preoccupati. Quanto è valutato quel non quadro che non ha fatto? Sì. No, comunque sono molto d'accordo anche con questo discorso del silenzio, cioè che è un discorso che a livello teorico, cioè anche i compagni di Bologna hanno portato avanti. Non discorso. Sì, beh, infatti, bisognerebbe passare alla pratica del silenzio. Dunque, mi pare che qui siamo alla fine. Ninni, quanto ci manca? Pochissimo, ma possiamo averne 3 minuti. Sì, vedo già gli infermieri. Ecco, se riusciamo in 3 minuti a dire almeno un'altra cosa definitiva, come le abbiamo dette tante, importantissima, possiamo anche tentare. Ma non so, io volevo dire anche questo, cioè che naturalmente noi di Diagrammi, cioè in generale siamo un collettivo di gente molto giovane, cioè dai 21 ai 24 anni, grosso modo, no? E così, cioè, probabilmente... cioè stiamo tentando anche un approfondimento, diciamo, teorico delle cose, no? Cioè ci interessa, per dire, vedere sino a che punto è possibile portare avanti qualcosa come una théorie fiction o una teoria fantascienza che in qualche modo, diciamo, sia insieme teoria, racconto, cioè che in qualche modo, cioè, la stessa teoria, insomma, venga ad unirsi alla prassi di scrittura e a tutte le altre prassi. Questo, cioè, è un grosso problema, cioè un problema che ci siamo trovati davanti sin dall'inizio, cioè ha senso, cioè, che noi facciamo anche i teorici di professione? Non so, questo lo chiedo anche agli altri che ci sono qua. Perché no, esistono altre grammatiche della lingua italiana, dico, potete farne anche un'altra, no? Forse certo, no. La teoria letteraria, tutti Zingarelli, un meraviglioso esempio di teoria letteraria che pure rappresenta una prassi grafica. Proprio. Sì, ma comunque volevo far notare che probabilmente, cioè, si va abbastanza verso un tipo... cioè di teoria racconto, di teoria fantascienza, cioè ci sono gli esempi, non so, del VH101 di Lyotard o, va bene, dell'Antiedipo, dell'Eseguatteria o dell'Apocalisse Rivoluzione di Cesarano e Collu, cioè che sono grosso modo tutti libri usciti nei 70, cioè che probabilmente, cioè, stanno in qualche modo a contestare la stessa validità di una teoria che sia disunita rispetto alle altre prassi. Ecco, pare che ormai siamo alla fine del nastro e dovrà andare la sigla. Ringrazio tutti per la partecipazione, soprattutto Gigi Livio, che non si è ribellato a questa forma di violenza. Coloro che sono interessati alla rivista Diagrammi possono pescare i loro rappresentanti e collaborare a queste pratiche collettive, non ben capito di scrittura o di non scrittura, ma insomma lo vedranno loro. Ah sì, certamente, ecco, va bene, presso Alberto Accorda, in via Cimarosa 84, a Cagliari, telefono 49 57 26, chiunque volesse mettersi in contatto per future pratiche. Non abbiamo ancora una sede nostra per mancanza di soldi. Vabbè, arriveranno, fine. Abbiamo trasmesso Arte 24, divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula.